altro che buona scuola, altro che toni trionfalistici del premier Renzi e del ministro dell'istruzione Giannini. Con la riforma i problemi si sono acuiti, c'è caos, ci sono delle situazioni inaccettabili che hanno persino portato Elio Canino, papà di Giada, bimba affetta da sindrome di Down, ad incatenarsi ieri al primo giorno di scuola all'esterno della scuola elementare di Calolzo Corte in provincia di Lecco, iniziando anche uno sciopero della fame per protestare perché molti alunni diversamente abili, come sua figlia Giada, non hanno avuto l'insegnante di sostegno oppure hanno ricevuto solo l'assegnazione di un supplente fino a designazione dell'insegnante, non garantendo quindi la continuità didattica che per un bambino disabile è fondamentale. Elio Canino ha intrapreso una battaglia forte ma civile per rivendicare il diritto all'istruzione anche per chi ha bisogni davvero speciali, come garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione dell'ONU. E per questo motivo, con questo gesto eclatante, che Elio Canino è testimone e vuole essere il rappresentante di centinaia di famiglie di tutta Italia che vivono lo stesso problema. E anche se Elio avrà avuto o avrà riscontro positivo, come pare stia accadendo nelle ultime ore per il clamore che egli stesso ha suscitato, egli proseguirà questa battaglia per le altre centinaia e migliaia di genitori con figli diversamente abili.